uomini e donne, occhi blu, vi dico cosa penso di Gemma Galgani. Fabio Occhipinti, divenuto noto nel mondo dello showbiz con il nickname Occhi Blu e per aver corteggiato per la prima volta nella storia di Uomini e Donne in via telematica Gemma Galgani, ha rilasciato in esclusiva per noi di UD News un'intervista nella quale ha svelato dei retroscena inediti. Bello, simpatico e verace, il cavaliere in questione ci ha parlato della sua esperienza, delle sue impressioni, ma soprattutto ci ha raccontato per quale motivo ha deciso di corteggiare la storica dama piemontese del trono Over. Un'intervista simpatica, originale, coinvolgente ed intrisa di tanti colpi di scena e verità mai svelate. Ecco di seguito le domande e le risposte. Ciao, ci vuoi raccontare nel dettaglio in che maniera è iniziato il tuo percorso con Gemma Galgani? Ho intrapreso questa conoscenza, voglio sottolineare e pistolare. Non è stato proprio un corteggiamento, infatti io tra tutti non ho mai parlato di amore, di attrazione mentale. Non ho mai detto di essere 3 metri sopra il cielo, non so se ve lo ricordate, ma sono sempre stato coerente con la mia conoscenza, perché non posso parlare di amore se non ho mai visto e conosciuto questa persona di presenza, senza sapere se c'è chimica o no. Quindi detto questo, come tutte le persone normali, prima si conoscono e poi vedi se c'è attrazione, se c'è chimica e poi si valuta. Però partire già in quinta con il dire ti amo, amore mio, oppure ti regalo il perizoma. Tutte queste favole. Io non sono un ufficiale gentiluomo, ma un pirata, anzi, ne ho tatuato anche qualcuno sul corpo. Com'è avvenuto il tutto? Hai scritto prima una descrizione di te stesso alla redazione e di conseguenza la stessa ha accettato di darti la possibilità di corteggiare la dama piemontese? No, quando è uscita questa nuova formula in smart working, ovvero quella di corteggiare con le parole, praticamente c'era la foto di Giovanna Abate e di Gemma Galgani. Io invece pensavo che corteggiare con le parole si riferisse a tutte le dame del parterre femminile. Non pensavo fosse riferito solo a quelle 2 dame. Quindi ho fatto questa richiesta, sono stato contattato e mi hanno detto «Guarda, forse hai interpretato male il messaggio, si può conoscere solo Gemma perché alla tua età appartieni al trono Over». Io, sentito questo, lì per lì avevo rifiutato di conoscerla. Quelli della redazione mi hanno così detto «Perché devi andarti a precludere questa conoscenza?». Siccome io sono un ragazzo con la mentalità aperta e avere così visioni differenti, mi sono detto «Perché mi devo precludere questa conoscenza?». Sulla scia di queste dichiarazioni, allora, quale dama del trono Over avresti preferito corteggiare? Allora, considerate che alcune dame la TV non le rende giustizia. Dal vivo sono più belle, altre invece il contrario. Tina, ad esempio, vista di presenza, ha dei bei lineamenti, è una bella donna. Quella che mi ha colpito, ed è una bella donna, è Aurora Tropea. Un'altra dama carina è Roberta di Padua. Veronica Ursida è una bella donna, anche se più alta di me. Nella vita reale ti piacciono le donne più grandi? Sì, sono sincero, le ho preferite sempre più grandi di me. Avresti avuto il coraggio di baciare Gemma? Il coraggio di baciare Gemma? Rispondo sinceramente. L'ultima puntata di Smart Working, cos'è successo? Che Maria chiede a Gemma, chi vuoi conoscere per primo? Lei risponde, occhi blu. La domanda le viene ripetuta sia da Gianni Sperti, sia da Tina Cipollari. La Galgani ha risposto, no, io ho conosciuto prima occhi blu, quindi lo voglio incontrare perché mi sento di avere più confidenza con lui. Tutte queste cose sono reperibili in internet. Non le sto inventando io. È successo che Occhi Blu è passato per ultimo. Perché è accaduto questo?
prima ha conosciuto Sirius, poi cuore di poeta e alla fine occhi blu. Perché se la richiesta di Gemma, ovvero quella di conoscere occhi blu, quest'ultima l'ha conosciuto come terza persona? Io, appena ho scoperto questa cosa, non ho più scritto a Gemma, se vi ricordate nella puntata. Non scrivendole più, l'entusiasmo che avevo prima è andato a sfumare. Quindi non mi sono posto nemmeno il problema se l'avessi baciata o meno. All'inizio, se la cosa continuava e cresceva, probabilmente vi avrei risposto che l'avrei baciata. Se avete visto la puntata andata in onda, io a un certo punto me ne volevo andare. Gemma invece mi voleva tenere, tant'è vero che ha risposto a Valentina Autiero, che le dice: «Io non sono come te, le persone le voglio conoscere». Poi ad un certo punto Maria ha detto: «Forse non avete capito, è lui che non vuole continuare». Lì Gemma si è andata a mettere subito sulla difensiva. Avrà pensato: «Come può essere? Mi sta scaricando?» Io già non volevo entrare nemmeno in trasmissione. Volevo essere coerente, visto che a un certo punto del percorso non avevo più scritto a Gemma. A me non interessava restare lì. Perché hai pensato che l'amore l'avresti trovato in un programma televisivo? Ti rispondo subito. Eravamo nel periodo di lockdown e mi hanno dato quella possibilità di conoscere quelle persone e, visto che tutto il mondo era chiuso, ne ho approfittato. Cosa ti manca nella vita di tutti i giorni? Una compagna matura? Più che una compagna matura, mi manca una complice. Cosa ti piaceva di Gemma Galgani in particolare? La sua saggezza, la sua cultura, la sua bellezza? Insomma, che cosa ti ha colpito di lei? Lo sapete che cosa mi ha colpito di Gemma? Ha una vitalità? Io ho fatto un'ora di esterna. Voi ne avete visti nemmeno 60 secondi. Abbiamo ballato la salsa, la baciata, cioè non aveva il fiatone. Non era stanca. Mi ha trasmesso voglia di vivere, vitalità. Perché se pensi, una persona del genere non demorde, non si arrende e ha tutta quella vitalità, cioè fa piacere. Ragazzi, ve lo dico sinceramente, metterei la firma. In esterna non è la persona che vediamo in puntata. È molto intelligente ed è anche molto sensibile. Queste sono state le mie impressioni. Abbiamo parlato di tutto. Ha una bella infarinatura su ogni cosa. Puoi parlare di tutto. Ripeto, è molto intelligente. Sulla scia di queste dichiarazioni, secondo voi Gemma Galgani ha fatto male a lasciarsi sfuggire occhi blu, ovvero Fabio Occhi Pinti? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.